da sempre nei campagni elettorali, e da tempi molto precedenti al giorno delle elezioni ci si preoccupava. Avvicina il microfono. Ci si preoccupava non tanto di parlare a noi stessi, perché tra di noi ci conoscevamo, venivamo da molto lontano, ci preoccupavamo di che cosa, quali contenuti presentare a chi ci doveva votare e con quale faccia andavamo a chiedere il voto. Ecco, io forse ho sbagliato a non intervenire precedentemente, perché denuncio un ritardo spaventoso. Cioè, noi oggi non sappiamo il nome della lista, non sappiamo il logo della lista, non sappiamo chi sarà il capolista. Ecco, io oggi, se vado nei quartieri, se vado nelle realtà degli amici, se vado dai parenti, io non sono in grado di dire quale lista, con quale simbolo insegnare a queste persone di votare. Noi parliamo, però si vince con i voti e non certamente declamando quello che siamo stati, perché vedete, io lo voglio dire proprio sinceramente, noi non possiamo presentarci alla gente con il patrimonio del passato, noi ci dobbiamo chiedere il voto per le proposte che facciamo per il futuro, perché parliamo benissimo dell'amministrazione passata, però quelli che ci devono votare, e ve lo posso dire, non è che siano proprio tutti la maggioranza entusiasta di quello che c'è stato nel passato. Quindi il nostro sforzo è quello di darci la nostra immagine, i nostri contenuti per presentarci a chiedere il voto e cercare di poter vincere, perché se la miniamo ancora a continuare analisi, quello che dobbiamo fare, quello che non dovremmo fare, perdiamo del tempo e certamente in un mese e mezzo, in 40 giorni, nella testa della gente non si fa entrare l'immagine del simbolo, perché per tanta gente votare PD lo conoscono, votare Forza Italia lo conosco, però il simbolo nostro come, cioè, non lo conosce nessuno, non lo sa nessuno, con che cosa ci andiamo a presentare? Quindi io faccio questo intervento dal punto di vista pratico. Io per poter lavorare, io per poter chiedere il voto, devo avere un bigliettino da visita. Questo bigliettino fino ad oggi non l'ho, e troverò molte difficoltà se questo mi sarà dato un mese prima delle elezioni. Quindi sala o non sala, centrosinistra o non centrosinistra, noi se abbiamo deciso di fare la nostra lista ci dobbiamo presentare con la nostra lista. Questo obiettivo non può ritardare oltre una settimana. Grazie.